L'attesa sfida del Savini termina in parità, una rete per tempo, con partita bellissima nel primo tempo e ritmi calati nella ripresa. Si rammarica il notaresco che vede sfumare una vittoria importante proprio negli istanti conclusivi, al termine di un incontro giocato bene e condotto per larga parte. Le assenze per squalifica di Valenti e Massetti e per infortunio di Scimia costringono mister Epifani ad un cambio di modulo, passaggio al 3-5-2 con Gassama che affianca Maio in avanti ed il rientro di Capitan Speranza sulla linea difensiva. Il tecnico della San Benettese Antonioli invece deve rinunciare ad Angiulli, uscito malconcio domenica dalla sfida contro il Castelnuovo, ritorno dal primo minuto per Lulli, seconda presenza per l'ex di turno Frulla. Il match entra subito nel vivo, dopo appena 20 secondi Ferri Marini approfitta di un errore di Bruno, Sciba è attento ed alza in angolo. La risposta del notaresco non si fa attendere, dal terzo è Belardinelli a provarci, anche Noflak non si fa sorprendere. Minuto 14, veementi proteste per il rossoblù di casa, cross di Frederick sul secondo palo, tocco di Belardinelli, palla che arriva a Maio che mette dentro, il secondo assistente alza la bandierina per segnalare un fuorigioco apparso ai più inesistente. È prodigioso in due occasioni qualche istante dopo il numero uno di casa Sciba, al 17° disinnesca un tiro dalla distanza di Lisi, un minuto più tardi si ripete con una parata fantastica sulla bordata di Varga. Il match si sblocca al 24° ed è Capitan Speranza a mettere il sigillo, il suo primo in stagione, colpo di testa perfetto a deviare l'angolo battuto da Frederick. Trovata la rete, la formazione di Epifani non si ferma e crea ancora nello spazio di pochi secondi. Minuto 27, Maio va via in velocità a Varga, cross che pesca sul secondo palo Belardinelli, girata spettacolare e palla alta. Un giro di lancette ed è Frederick pescato sempre dallo scatenato Maio a provarci, tiro sul primo palo, Noflak respinge. L'ultima emozione del primo tempo è targata ancora notaresco e pesce a provarci al 36° con palla che termina alta di poco. Anche se un attimo prima del riposo la Samba rischia l'inferiorità numerica, Frulla, già ammonito, trattiene pesce in una classificazione di ripartenza. Il direttore di gara, vicino all'azione, non tira fuori il secondo giallo. Nell'intervallo Epifani sostituisce Gassama con Pampano, cambio questo dovuto ad un infortunio muscolare che si rivelerà decisivo, decisamente meno le emozioni nella ripresa. Poco dopo il quarto d'ora, doppio cambio anche per Antonioli che mette dentro Di Domenico Antonio e Svarups, togliendo Frulla e Ferri Marini. Al 25° palla spiovente in area, il contatto tra Lopez, Petruzzi e De Sena viene punito dal direttore di gara che assegna il calcio di rigore tra le vibranti proteste della squadra notareschina. Dagli 11 metri si presenta lo stesso De Sena, Sciba con un tuffo prodigioso alla sua sinistra devia in angolo e sventa la minaccia. Passano i minuti, gli ospiti premono senza creare occasioni degne di nota, ma la beffa per il notaresco arriva al 42°, rilancio di Noflak, palla che viene controllata sulla corsia di sinistra da Di Domenico Antonio, cross con sfera che si impenna, sul secondo palo De Sena beffa tutti e mette dentro, è l'1-1 ed è anche l'ultima emozione del match che alla fine non accontenta nessuno. Mister Epifani, è arrivato questo pareggio, probabilmente sa di beffa perché è arrivato nel finale, nel secondo tempo, dopo aver creato tanto nel primo tempo, forse con l'uscita di Gassama vi siete un po' tirati indietro? Non è che ci siamo tirati indietro, è che Amir è dovuto uscire per un problema muscolare, purtroppo, e quando piove sul bagnato diventa tutto difficile, purtroppo in questo momento di emergenza. E oggi ho fatto i complimenti, abbiamo fatto una grande gara di sacrificio, abbiamo cambiato modulo, un modulo che abbiamo provato ieri per un attimo perché siamo rimasti senza esterni, ci siamo adattati perché ho grandi giocatori, grandi uomini, hanno capito subito che tipo di partita dovevamo fare. Credo che il primo tempo, a parte qualche errore nostro in uscita, che loro hanno avuto qualche tiro da fuori area, abbiamo fatto un grande primo tempo. Il secondo non è che ci siamo abbassati, col passare del tempo anche il campo è diventato sempre più pesante, abbiamo avuto delle situazioni di ripartenza dove potevamo fare meglio, potevamo fare gol, poi abbiamo preso credo un gol su un rimpallo, la palla si è impennata, sono quei classici gol che prendi che ti dà tanto dispiacere perché oggi meritavamo di vincere, a prescindere che loro hanno sbagliato un rigore che secondo me era inesistente, poi è stato bravissimo Clevis a fare grandissima parata, però oggi ho visto un atteggiamento importante, la squadra ha fatto una grande gara, dobbiamo passare questo momento, recuperare i giocatori e qualche giocatore arriverà, quando saremo tutti torneremo a fare quello che dobbiamo fare. Sugli spalti c'era Vittorio Esposito, inutile non possiamo farti la domanda.
A Vittorio è un giocatore che al 99% sarà nostro, domani dovrebbe firmare, è un giocatore che abbiamo voluto tutti, non devo dire io di Vittorio Esposito, è un giocatore che viene a aumentare la qualità di questo roster di squadra, che abbiamo già giocatori importanti, e ci auguriamo che possa farci fare grandi cose. Secondo me è un buon risultato, faccio i complimenti ai ragazzi perché secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra, perché il Notaresco è un'ottima squadra, però siamo passati in svantaggio in un episodio, avevamo già avuto due o tre occasioni nel primo tempo, faccio i complimenti al portiere del Notaresco che ha fatto due o tre parate incredibili, poi nel secondo tempo credo che ci sia stata solo la San Benedettese in campo e abbiamo pareggiato meritatamente dopo aver sbagliato il rigore, quindi premio lo spirito e la prestazione dei miei ragazzi. Sai, le occasioni è difficile creare quando comunque la squadra avversaria è tutta nella metà campo e difendeva, perché praticamente il Notaresco nel secondo tempo si sono abbassati, si sono messi tutti nella loro metà campo, era difficile avere le palle pulite, e però i ragazzi ci hanno dato dentro, abbiamo sempre cercato di giocare, abbiamo fatto la partita e poi secondo me abbiamo meritato ampiamente il pareggio.